Complimenti alla docente di Paga, intanto glielo, se glielo volete dire, tradurre. È molto interessante il lavoro che fa in classe. Ah, yes. E i ragazzi penso che l'ameranno moltissimo. Stavo chiedendo qual è l'app o il programma per poter fare speaking photo. Grazie, sono di nuovo qui, quindi scendiamo un po' nel dettaglio dei progetti. Allora, questa è una breve presentazione per un po' capire e dare qualche consiglio, poi chiaramente ognuno organizza il più space e usa la sede virtuale come meglio crede, però ci sono un po' di consigli magari che da noi che vediamo tutti i giorni tantissimi progetti, che vogliamo progetti per i premi nazionali, per i colpi deboli, quindi ne vediamo tante e adesso possiamo darvi anche dei consigli per valorizzare meglio il vostro lavoro, perché appunto come si diceva oggi magari c'è dell'ottimo lavoro dietro al progetto Twinning, ma non sempre questo traspare, non sempre è facile come rendere anche agli altri, e appunto se fa una cosa bella ma nessuno la vede, nessuno la conosce, non dico che non esiste perché chiaramente ha delle ripercussioni dentro la vostra scuola e dentro la classe, però nella community non esiste, per noi non esiste, quindi è un peccato, no? E come si diceva, fare parte del Twinning vuol dire condividere anche con gli altri, quindi la disseminazione per sé e per gli altri. Quindi è importante anche per i vostri partner, diciamo internamente per i partner del progetto, ma anche per i ragazzi, avere un free space ben organizzato e chiaro permette a ciascun partner di contribuire in modo chiaro e a voi o chi diciamo coordina di coordinare meglio le attività. E chiaramente per gli altri stakeholder rende più fruibile il vostro lavoro, lo rende visibile all'esterno, per esempio anche ai genitori, dicevamo oggi è importante che i genitori siano coinvolti, no? Allora se avete un buon free space che in parte è accessibile anche ai genitori, riuscite ad avere un contatto, un filo diretto con i genitori, con i dirigenti scolastici, con i colleghi, con la stampa, quindi è importante per tutta una serie di motivi e soprattutto perché valorizza il vostro lavoro, questo è centrale, quindi è importante. I punti salienti quindi si possono riassumere così: quando pianificare il green space, e la risposta è prima possibile, nel senso fa parte, dovrebbe far parte della pianificazione delle attività. Quindi quando voi pensate a che tipo di attività farò, dovreste già pensare a come userò il green space per realizzare queste attività. Quante pagine, quali pagine, usare le sottopagine, userò i forum, come realizzerò l'interazione tra i ragazzi, userò il green space e se sì, come lo strutturo, chi decide, chi struttura, chi fa le pagine. In progetti con due partner spesso non è un grosso problema, no? Se anche questa cosa viene un po' improvvisata, magari in due ci si coordina bene, ma pensate a quei progetti con 20, 30, 40 partner. Se ognuno comincia a creare una pagina con un proprio criterio, con un proprio sistema, in pochissimo si crea il caos, e il caos invece deve essere prevenuto, quindi è importante progettare bene il free space. E per fare questo provate a fare questo esercizio, mettetevi voi nei panni di un terzo, di uno esterno. Se oggi dovesse entrare nel vostro free space, cosa capirebbe? Riuscirebbe a capire di cosa si tratta, che cosa avete fatto? Quindi mettetevi anche voi nei panni degli esterni, dei valutatori o di un visitatore. Quindi qui abbiamo messo qualche idea, qualche possibile criterio, chiaramente vanno bene tutti i criteri perché funzionino bene per voi e per i vostri partner. Per esempio una pagina per ogni tipo di attività, allora avete lavori in gruppo o dovete produrre un video, oppure per argomento, per esempio molto banalmente un progetto che parla delle stagioni dell'anno, allora avrete una pagina per l'autunno, una per l'inverno, una per la primavera, una per l'estate, quindi un modo chiaro per restituire quella che è la complessità invece del progetto. Oppure per fasi, per step, potete aver deciso con il partner di avere 5 fasi del progetto, allora avrete spesso una pagina iniziale in cui riscrivete il progetto, una pagina per ogni step e poi la pagina finale di valutazione. Oppure un ordine cronologico,
un progetto che dura 4 mesi, magari in gennaio, febbraio, marzo, aprile, vi decidete che vi torna meglio organizzarlo così. Oppure una combinazione chiaramente di tutti questi criteri. Dentro alle pagine si possono inserire molte cose, chiaramente il testo, sono una sorta di sito web, in qualche modo, con degli strumenti di interazione. Quindi il testo, chiaramente, i file, immagini, video che avete precedentemente caricato nella sezione dei materiali, quindi li potete collegare e embeddare, incorporare dentro alle pagine. Creare dei link alle forme, spesso per esempio vediamo dei progetti in cui a una strutturazione delle pagine corrisponde una strutturazione analoga dei forum, per cui nell'attività 1 avrò il collegamento a un forum che si chiama attività 1 in cui i ragazzi discutono sulla tematica affrontata nell'attività 1, quindi un collegamento della strutturazione del forum. E chiaramente potete anche incorporare delle applicazioni esterne, perché spesso molto molto famoso, molto popolare è l'uso di Padlet. Tutte le app che hanno il codice iframe, che è un tipo di codice particolare, possono essere incorporate direttamente dentro al QuickSpace. Altrimenti chiaramente potete mettere anche un link a materiali esterni. Le sottopagine, anche per creare delle sottopagine, qui ho giusto ricordato come funziona, praticamente quando create una pagina potete poi scegliere se è una sottopagina e quindi creare un'alberatura proprio del QuickSpace. Quindi un po' di consigli. Concordate la bozza, almeno la bozza, chiaramente non tutta la struttura, però una bozza di struttura con il partner prima di cominciare il progetto, quindi in fase proprio di progettazione. Scegliete insieme, concordate con il partner quale sarà il criterio, che tipo di alberatura, come vorrete usare i forum e le cartelle, e preparate la struttura principale prima di invitare gli alunni, prima di invitare i docenti esterni, i visitatori, in modo tale che la struttura sia già lì e chi poi entra abbia chiaro come usufruire del QuickSpace. E concordate le regole di utilizzo, spesso per esempio in progetti molto buoni abbiamo visto proprio una pagina dedicata a regole, chi fa cosa, quali sono i ruoli dei vari partner e anche un'etichetta, perché no, che è utile sia per i docenti ma anche per gli alunni, quindi cosa si può fare, cosa è bene fare e cosa invece è meglio evitare. E come dicevo prima, sempre buona norma avere almeno una pagina di presentazione iniziale pubblica, perché magari ora ci arriveremo, voi decidete che tutto il QuickSpace deve essere privato perché non volete andare in esterno, va benissimo, però ricordatevi che se uno, poi vi farò anche vedere degli esempi, se uno arriva sulla pagina e vede tutto bianco, ecco, voi non esistete, per noi non state facendo nulla. Allora, una pagina introduttiva pubblica in cui si spiega cosa state facendo e magari dite il motivo per cui è privato e va benissimo, o magari mettete dei link a ciò che può essere visibile, è sempre importante. E chiaramente alla fine si fa una valutazione del progetto, cosa che a livello, diciamo, in termini di qualità è sempre molto positiva, ovviamente una pagina finale in cui, anche se non è proprio una valutazione come un questionario, se sono anche vostre riflessioni col partner, come è andato il progetto, come sono stati i ragazzi, cosa hanno imparato, insomma è un aspetto molto importante che può essere pubblico perché chiaramente è una vostra riflessione, non è che non ci sono in mano. Chiaramente è importante decidere fin da subito, concordare al partner, come avverrà l'interazione tra soprattutto tra gli alunni. E quindi può essere mediato dai docenti, nel caso di bambini piccoli, in quel caso sarete voi docenti a usare il QuickSpace, oppure potete pensare di far interagire direttamente gli alunni proprio sul QuickSpace. E allora per esempio loro hanno la possibilità di essere invitati nel QuickSpace e hanno un proprio profilo, nel profilo possono caricare una foto, possono descrivere chi sono e possono postare sui profili degli altri, no? Quindi questo potrebbe essere un primo modo per usare il QuickSpace per interagire, oppure deciderete di usare il forum, insomma anche queste sono tratti che vanno concordati. Limitare il numero di pagine, possibilmente, e usare titoli brevi, significativi, parlanti,
in modo tale che, sapete come è fatto il punto più in space, a sinistra c'è l'elenco, compare l'elenco delle pagine, non dovrebbe essere un elenco infinito, ma dovrebbe essere una veratura, una sorta di indice dei contenuti del progetto. Chiaramente è usato le sottopagine, quindi per pensare alle pagine come dei macro argomenti e poi delle sottopagine per dettagli. Però chiaramente non esagerate neanche con la pianificazione, perché la parola d'ordine di defining è flessibilità, le cose cambiano e quindi se voi avete passato tantissimo tempo nel progettare, avete una struttura rigidissima per tutti i 12 mesi del progetto, e poi invece le cose cambiano, vi mangiate le mani perché avete creato una cosa troppo rigida che poi non vi serve. Quindi non esageriamo, però una struttura di criteri con cui andare poi a creare le pagine e una bozza di struttura andrebbero sempre concordate e pianificate all'inizio. Chiaramente l'ordine, il titolo e i contenuti delle pagine possono cambiare, e qui brevemente vi ricordo come. Questo appunto è un esempio di pagine, cliccate su change order, cambia ordine, ora io ce l'avevo in inglese, e poi potete usare il mouse per fare drag and drop e modificare l'ordine delle pagine. Quindi non è che quello che decidete all'inizio deve rimanere così per sempre, tutto è modificabile, anche il titolo delle pagine, anche i loro contenuti. Sì? Certo. Possono? Non si possono cancellare, si possono archiviare. Si possono archiviare, cioè. E oppure si possono riciclare, diciamo, nel senso che si cancella naturalmente il contenuto e si usa poi per una pagina dopo. È stato fatto apposta per evitare errori, diciamo, da parte di docenti che magari per la prima volta vanno lì e cancellano tutto il lavoro del partner. Quindi sì, l'idea è proprio questa, però si possono in qualche modo riciclare oppure archiviare facilmente. Allora, pubblico o privato, questo è molto importante, quindi dovete anche questo concordarlo con il partner. Avete modo di rendere le pagine o pubblico o privato, quindi è una vostra scelta, quindi valutate bene quali sono quelle che va bene che siano pubbliche e quali sono invece quelle, per esempio la documentazione delle attività, i prodotti finali, se non hanno dati sensibili, tutto quello che volete venga visto dai genitori o dal DS o dalla stampa. Ecco, ricordatevi che deve essere pubblico, non dato per scontato che gli altri vi possano vedere. Anche noi stessi non vediamo il vostro team space privato, non abbiamo accesso al vostro team space, quindi anche quando fate una domanda per un quality label o per un premio, se non ci indicate o non rendete pubblica da qualche parte, noi non sappiamo cosa state facendo. Privato, cosa rendere privato? Beh, chiaramente i primi piani di bambini, descrizioni di informazioni private, dati sensibili, chiaramente fate riferimento alla politica della vostra scuola in questo. E quando dovete decidere se rendere pubblico o privato, ovviamente il primo pensiero è la sicurezza degli allievi, la politica della vostra scuola, ma anche la politica della scuola partner, perché uno magari pensa un po' di soltanto a sé, però pensate cosa succede se voi avete una politica molto ristretta e il vostro partner invece ha una politica molto diciamo, aperta, flessibile, voi caricate privatamente, loro magari invece l'hanno riscontrato che si possa usare e rendono pubblico anche magari i vostri dati. Quindi questa è una cosa che va concordata, quindi sia rispettare voi le esigenze degli altri, sia far sapere le vostre esigenze agli altri in modo tale che rispettino anche loro le vostre. E chiaramente la valutazione esterna, se volete essere valutati, come dicevo prima, è bene avere qualcosa di pubblico. E poi ci si rifà sempre al buon senso, ovviamente, perché anche se avete l'autorizzazione, ecco, evitate comunque di mettere i primi piani con il nome, cognome, l'indirizzo e la descrizione della casa. Ecco, questo anche se avete l'autorizzazione non si fa, lo sapete benissimo, no? Quindi il buon senso, il vecchio buon senso poi aiuta sempre. Una cosa che è interessante, magari non tutti sanno, è che avete la possibilità di, cliccando su questo, naviga in modalità pubblica, quindi magari non vi ricordate più quali pagine erano, soprattutto quando avete tante pagine, quali sono pubbliche e quali private. Cliccate qui e vedete la versione, cosa vedono gli altri. Quindi questa è la cosa vede l'amministratore, cliccate sopra e vedete cosa vedete in esterno. Quindi
quindi allora prima di fare una domanda per un po' di levo o di invitare o di mandare il link al tuo space a un esterno perché gli volete far vedere a un collega, gli volete far vedere il progetto, verificate che cosa è visibile perché magari non vede nulla. Come si fa? Vi ho messo giusto due schermate, chiaramente non entriamo nel tecnico, però ogni pagina si può decidere chi può vedere la pagina, quindi può essere di default solo gli amministratori, solo io e gli amministratori, quindi io creo una pagina e nessun altro a parte me e gli amministratori del progetto la vede, e quando vedete poi draft, questo è quando compare la pagina draft. Poi potete decidere, appunto, una volta che avete terminato la pagina, ovviamente mettete i membri del team space, perché la finalità è quella che tutti i membri la vedano. Ed infine, se decidete di renderla pubblica, ovviamente cercate tutti su internet. Considerate comunque che i team space non sono indicizzati su Google, quindi anche se li rendete pubblici, non è che se io metto su Google la ricerca di adesso documentare i progetti di twinning, il twin space non mi compare, quindi c'è una certa sicurezza, non sono indicizzati. Però vuol dire che magari chi entra tramite la community e chi ha il link al vostro twin space allora può vedere quello che è fatto. E quindi ovviamente è un equilibrio tra da una parte sicurezza e privacy, dall'altra visibilità, condivisione e disseminazione, quindi siete un po' voi, è un bilancio che fate in base alle vostre, alla vostra condizione della scuola. Allora, qui ci sono molti esempi che vi lascio, ovviamente non approfondisco, qui ci sono anche alcune schermate, sono progetti che hanno un space pubblico, organizzato bene, insomma, applicando vari criteri, quelli di cui abbiamo parlato prima, usando le sottopagine, e quindi niente, io ora non sto tanto a soffermare, qui vedete per esempio le sottopagine sono state usate per i sottogruppi, allora io il criterio è l'argomento, parlo della geolocalizzazione, però poi faccio una sottopagina per ogni sottogruppo perché il gruppo lavora poi su quell'argomento ma in modo diverso, quindi lo uso le sottopagine per i gruppi. Oppure la fase 1 è l'introduzione, presentiamoci, allora avrò una pagina per la presentazione del paese. Quindi, vedete, quelli migliori hanno poche pagine, mi hanno inserito anche la numerazione, questo soprattutto prima quando si poteva cambiare l'ordine all'inizio del free space, e l'ordine era ordine alfabetico, allora l'inserimento dei numeri aiutava a creare per voi un ordine logico, mi dice. Però comunque se non si arriva a numeri tipo 23, 24, anche la numerazione può essere utile. Questo è un esempio di ordine cronologico, un po' confuso, un po' troppe pagine, però insomma è un criterio come un altro. E niente, appunto, sono questo diviso per task. Ve li lascio, tanto poi come potete vedere ci sono anche link, questo è suddiviso per argomenti, allora il tema mare, poi sottogruppi, mare Adriatico, mare Mediterraneo, eccetera, eccetera. Quindi allora ricordatevi che il diario di progetto del Free Space è sempre pubblico, ecco, questo spesso sfugge perché lo vedo anch'io, anche noi nei nostri progetti in cui siamo coinvolti. Tendiamo a usare quello spazio nel mezzo per comunicazione interna perché è carino, ci si può mettere i post, ci si può mettere le foto, però quello è sempre pubblico, quindi attenzione, le foto che pubblicate lì sono visibili, quindi è inutile tenere tutto privato e poi pubblicarle lì se non avete deciso che quelle sono da rendere pubbliche. Però appunto l'uso di questo diario di progetto è un po' un blog, no? Serve proprio per raccontare in esterno il vostro progetto, quindi usatelo pubblicando quello che potete pubblicare, dando via via visibilità a argomenti cruciali del progetto, in modo tale che un esterno, leggendo quel diario, riesca poi a capire cosa state facendo. Magari non avete pubblicato tante pagine, però avete un ricco diario di progetto che da solo permette di conoscere il vostro progetto. Per la comunicazione interna invece usate la bacheca degli insegnanti, quindi è quella che è sulla sinistra, ora dopo magari lo vediamo, e quella è esclusivamente visibile ai docenti, quindi per tutta la comunità, anche per non visibile ai ragazzi, non visibile ai visitatori, proprio la comunicazione tra docenti.
È importante documentare in itinere, quindi non aspettate la domanda del quality label alla fine dell'anno quando già avete 3.000 cose da fare, per cercare di andare indietro e documentare, anche perché quel bel incontro Skype è passato e voi non avete fatto una foto e non ce n'è più traccia, perché dovete cercare di rendere visibile quello che è visibile, soprattutto se volete avere un riconoscimento, ma in generale se volete documentare e valorizzare quello che state facendo. Quindi ricordatevelo anche in itinere, con foto, video, anche di quello che non è visibile, che normalmente magari non viene documentato. Usate anche la scheda di progetto, che è appunto la possibilità di documentare via via parlando all'unità nazionale, o anche solo con vostre riflessioni personali, no? Se un incontro in chat non avete preso la foto, va bene, ma potete fare voi un resoconto di come è andata questo incontro, quali sono stati gli aspetti positivi, quali negativi. Se lo fate subito a caldo, poi dopo ve lo ritrovate. E chiaramente potete anche lavorare, ci sono docenti che usano totalmente altri servizi e che non usano per niente il PreSpace. Va bene, chiaramente noi sponsorizziamo il PreSpace perché pur non essendo all'avanguardia, non è paragonabile a Google Docs o a Facebook, chiaramente non potremo mai competere con questi grandi nomi, però ha tutto il vantaggio della sicurezza, no? Anche è uno strumento più semplice, va molto più piano riferimento a quello che diceva il professore prima, però ecco, va più lontano. Però insomma, se volete usare altri strumenti va benissimo, ricordatevi però di tenere le braccia, perché come si diceva prima, se io vado sul PreSpace e non vedo nulla, voi non state lavorando per me, cioè nel senso che io non posso vedere. Allora rendete pubblica almeno una pagina in cui spiegate: stiamo lavorando qui, questo è il link, ecco, già il problema è risolto. Quindi questi sono alcuni screenshot di progetti, questo artista ambiente, li ho presi veramente ieri sera a caso, quindi questo è l'effetto che fa un progetto con nessuna pagina pubblica e nessun uso del diario del progetto, il vuoto. Quindi chiaramente se io come autore arrivo su una pagina del genere, o se un collega curioso di sapere cosa state facendo arriva su una pagina del genere, o il vostro DS, non potrà sapere quello che state facendo. Altri usano per esempio molto il diario di progetto, quindi magari hanno una sola, in questo caso la non si legge, ma c'è una sola pagina pubblica in cui si raccontava, si diceva dicono di noi, no? Quindi la parte della stampa o una sorta o qualche cosa rivolto agli esterni, e poi l'uso del diario di progetto. Questi invece avevano un mix, avevano tante pagine diciamo una buona quantità di pagine pubbliche e un uso molto ricco del PreSpace. Queste per esempio avevano un ricchissimo diario di progetto, e praticamente questo è un progetto sull'autunno tra tantissime scuole, molto semplice, e ora io li ho messi, fatto screenshot e li ho appiccicati, chiaramente sono piccolissimi, ma soltanto guardando queste immagini poi bene o male capite tutto il progetto. Veramente è una documentazione efficace con solo fotografie e magari con qualche commento. Chiaramente non è che riuscite a capire tutto il valore che c'è dietro e le riflessioni del docente non ci sono, però insomma avete un'idea di cosa è stato fatto, quindi a volte basta poco. Un'altra cosa da concordare sono gli attori e i ruoli, quindi concordate con il vostro partner: volete invitare i vostri alunni nel PreSpace oppure sono troppo piccoli e farete voi da mediatori? Pensate di rendere alcuni degli alunni degli amministratori. Chiaramente gli alunni amministratori hanno grossi poteri, possono fare anche grossi danni, quindi è bene decidere, concordare col partner e decidere con attenzione, però è anche importante responsabilizzarvi. Allora magari quelli un pochino più affidabili o più bravi gli diamo il ruolo di amministratori, potranno creare delle pagine, potranno cancellare contenuti, quindi hanno una certa responsabilità. Volete invitare degli visitatori? Ecco, anche questo è importante, ricordatevi che voi siete i guardiani del PreSpace, ma gli amministratori decidono chi entra. Il PreSpace, come dicevo, è totalmente privato, nessuno, neanche noi, possiamo vedere. Allora, nel momento in cui voi decidete di invitare un visitatore, vi prendete la responsabilità di garantire per chi? Per la sicurezza. E quindi questo è importante non solo per voi, ma anche per il partner.
perché magari voi non volete invitare nessuno e il vostro partner invece comincia a invitare tutti i genitori degli studenti e magari per voi non va bene, oppure viceversa, voi li volete invitare e il partner non lo sa, a un certo punto si trova 10 nuovi visitatori di cui non conosce l'identità e si preoccupa. Quindi insomma anche questo è da concordare. E quindi qui potete decidere chi è che può editare la pagina, quindi per ogni pagina la può editare solo l'amministratore, gli alunni amministratori, gli alunni semplici, gli insegnanti e addirittura i visitatori. Se per esempio volete fare una pagina in cui invitate tutti i parents, i genitori e volete che siano anche in grado di essere attivi, allora magari rendete una pagina modificabile ai visitatori. Ho quasi finito, vi lascio con tanti link e vi saluto. Ho visto un po' di cenno, so che insomma andiamo a mangiare, quindi magari lo devo fare. Tanto questa slide insomma tanti link e noi siamo sempre disponibili. Gli ambasciatori sono esperti in questo poi. Grazie mille, grazie. Grazie di aver rispettato, oltre a dire delle cose interessanti e preziosissime, di aver rispettato i tempi e di aver capito che malgrado l'inizio un po' in ritardo dovevamo comunque finire verso 1:15. Quindi grazie per l'accelerazione. Io vi dico che ritornerete.